Buon venerdì. Buon venerdì. Siamo di nuovo qui. Beh, per quello che poi pronunciato perché, ragazzi, oggi vi sconvolgeremo. Jump! Ok. Tanti di voi ci chiedete, ma quali sono i vinili che ci consigliate come remastering nuovi che suonano bene? Io ho un impianto valvolare. Tanti. Ma questi, amici miei, queste nuove ristampe dei Nucleus uscite per una micro etichetta, la B-Wid Record, guardate qua, questo è un capolavoro con dentro i soft machine, fai vedere la formazione che pensa. Questi signori è jazz totale, jazz contemporaneo totale, jazz rock come volete chiamarlo. Ristampe pazzesche, dischi che hanno fatto la storia del genere, potete capire. Cioè non potete capire, non potete capire. Cioè, ho parlato adesso con un amico su Facebook che li ha presi. Secondo me la qualità audio di questi tre capolavori dei Nucleus è molto vicina ai vinili più belli ECM dei tempi d'oro. Una cosa pazzesca. Adesso non so se si potrà vedere dal video. Vedi? Guarda un po' se riesce a inquadrare bene il colore del vinile. No, c'è il mio riflesso. È tosta, eh? Il mio telefono. Ci vediamo. Ciao! Comunque, vi dovete fidare di quello che vi diciamo. Cioè, ragazzi, questo è un vinile di altissima qualità, rimasterizzato da un Simon Francis, che è un tecnico del suono pazzesco, veramente bravo, bravo, bravo. Fruscio inesistente. Ecco perché ho chiamato in gioco l'ECM tedesca. Inesistente. Dinamica incredibile. Questo per dire che in questo caso la ristampa uscita nel 2023 di questi tre capolavori assurdi è nettamente superiore alle prime stampe inglesi dell'epoca. Un voto per me 9 ciascuna. Ve li facciamo rivedere. Elastic Rock, We'll Talk About It Later e Solar Plexus. Questi, ragazzi, se amate il jazz rock, il jazz contemporaneo, il progressive, la musica totale, sono da avere assolutamente e li troverete su www.vinistrike.com. Ne abbiamo già venduti tanti oggi, ne sono rimasti ancora qualche copia, comunque si trovano, almeno per il momento. Andate di corsa sul sito o contattateci. Voto 999.